Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Iniziamo la nostra consueta rassegna sportiva con il calcio. Ieri l'Italia ha vinto 2-1 contro Israele, bissando la vittoria ottenuta in Francia contro ovviamente i Transalpini. Le reti di Frattesi e Ken hanno regalato un altro successo agli azzurri. Questo pomeriggio alle ore 18:30 l'Italia Under 21 affronterà la Norvegia a Stavanger. Gli azzurri sono impegnati per le qualificazioni per i prossimi campionati europei di categoria. La Juventus ha ceduto Kostic al Fenerbahce mentre Depay firma con il Corinthians. Questi sono stati gli ultimi colpi di mercato della giornata di ieri. Per quanto riguarda il tennis, nelle WTA Guadalajara, Anna Sofia Sanchez affronterà Lucrezia Stefanini e Martina Trevisan affronterà Caroline Doyle. Nelle WTA di Monastir, Lucia Bronzetti affronterà Dalma Galfin, mentre nel doppio Kimberly Zimmermann e Camilla Rosatello affronteranno Jody Burrage e Lucia Bronzetti. Per quanto riguarda invece il Challenge 125 di Genova, Francesco Passaro ha battuto João Munar per 7-5-6-3. Passiamo all'America's Cup, Lunarossa ha perso contro Ling a causa squalifica, la regata valida per la Louis Vuitton Cup. L'equipaggio stava a più di 100 metri dalla boundary a 2 minuti dalla fine del prelancio. A causare questa squalifica è stato un problema tecnico e di conseguenza l'imbarcazione elvetica ha vinto senza nemmeno scendere in acqua. La beffa per Lunarossa però non è finita, infatti allo spareggio contro i Neos britanniche per il primo posto gli azzurri hanno perso con un distacco di 42 secondi. La qualificazione alle semifinali era stata blindata da tempo, ma adesso la situazione non è ideale per Lunarossa, che adesso il sabato 14 settembre affronterà American Magic. All'Atletica del Gangalal de Castelli a Bellinzona, Gianmarco Tamberi nel salto in lango nella sua competizione ha vinto battendo Oleg Doroshuk e terzo posto per Manuel Rando. Nel lancio del peso, terzo posto per Leonardo Fabbri con 21,36, vittoria per Ryan Cruiser e Peyton Ottendal. Per quanto riguarda invece la finale dei 100 metri, Marcel Jacobs ha chiuso in quarta posizione. Vittoria per Aachen Black davanti ad Akkani, Simbini ed Emanuele Nseme. Iniziamo la nostra carrellata con il golf. Il DP World si sposta in Irlanda del Nord per l'Irish Open. Saranno presenti gli azzurri Giulio Migliozzi, Matteo Manassero, Edoardo Molinaro, Andrea Pavan, Francesco Laporta, Filippo Celi, Renato Paratore e Lorenzo Scalise. A Cardone, Nuova Zelanda, vittoria per la cinese Ailing Eileen Gu e per il canadese Brendan Mankhain. Ovviamente si sta parlando di sci freestyle. Ai mondiali di pattinaggio artistico a rotelle, in campo senior, secondo posto per Sofia Ciacia, mentre Alessia Bilancioni ha chiuso in terza posizione. Nella trottola combinata, Clara Barattoni in seconda, davanti a Sofia De Lazzari. Passiamo all'equitazione. Marco Di Paolo è stato rieletto presidente della FISE, davanti a Clara Campese e Duccio Bartalucci. E finiamo la nostra rassegna sportiva con il rugby. Queste sono le convocate dell'Italia femminile per la sfida al Giappone nel torneo valido per la seconda edizione della WXV Division 2 che prenderà parte il 28 settembre. Beatrice Campobaggi, Chiara Kelly, Giordana Duca, Elena Enrichiello, Valeria Federichi, Alessandra Frangipani, Elisa Giordano. Francesca Granzotto, Laura Gurioni, Veronica Madia, Sara Mannini, Giada Maris, Nicola Mastrangelo, Aura Nuzzo, Vittoria Ostuni Minuzzi, Beatrice Rigoni, Sara Seie, Francesca Sgorboni, Michela Sillari, Emanuela Stecca, Sofia Stefan, Emma Stefanin, Sara Tuenesi, Silvia Turani, Vittoria Vecchini e Beatrice Veronese. Queste sono le convocate per appunto, per il torneo. Con questa notizia è tutto.
vi auguriamo una serena giornata.